Ha visto, Presidente D'Alema, che il senatore di Scandicci, cioè Matteo Renzi, forse farà televisione, credo, vorrei fare un Non lo so. programma. Io gli auguro molta felicità e grandi successi. Se fa Aia, televisione, benissimo, purché questo. non si occupi più di politica, perché lì ha fatto danni Beh, fa il incalcolabili. senatore adesso. Può darsi che sia un ottimo presentatore televisivo, anzi me lo auguro per lui e anche per i telespettatori. Potrebbe È approfittare. sarcasmo questo. Ma non è Lei sta dicendo per sarcasmo. prenderlo in Ma giro. non voglio prendere in giro Si nessuno. D'altro capisce? canto, uno che va a fare un programma alla televisione di Berlusconi, essendo stato il capo della sinistra fino a ieri, si prende in giro da solo, non ha bisogno che lo prenda in giro io. E queste persone si sono ribellate perché non volevano essere riportati nei campi in Libia. Poi magari ci occuperemo di quello che succede nei campi in Libia, per capire perché queste persone, poverette, non volevano essere riportate là. È una vicenda indecente. Non credo neanche che Salvini abbia il potere di bloccare le navi. Io ho Per l'ordine l'impressione. pubblico ha questo potere con la sua esperienza di governo? Sì, sono 60 persone. Non mi pare che rappresentino una minaccia all'ordine pubblico. E costerà di più tenerli sulla nave militare che non mandarli al centro di accoglienza che è vuoto, perché l'emergenza migranti è finita, non c'è più. L'emergenza migranti c'è stata fino a luglio dell'anno scorso, ma a partire dall'agosto dell'anno scorso non c'è più nessuna emergenza. L'unica emergenza è Salvini. In che senso, scusi, Salvini, l'emergenza? Cioè, un'emergenza democratica, quando si dice Nel emergenza, senso si che intende. Salvini ha messo il paese in uno stato di agitazione, di tensione drammatica per una questione che non esiste. Io spero che Salvini, tra un comizio e l'altro, legga i dati del Ministero degli Interni, del Avrà. Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Essendo lui Lo lì, giri, lo giri, lo immagino che. facciamo vedere. Questo è il diagramma degli sbarchi e la linea rossa, La linea Ermanno. rossa, la caduta degli sbarchi non ha nulla a che vedere col governo in carica perché è accaduto nell'agosto del 2017. Quindi, Quindi la linea Minniti, diciamo. ma neanche, io ritengo che la ragione vera è rappresentata dal fatto che dal momento in cui la Libia ha trovato una relativa stabilità, l'affluenza si è ridotta. Guardate, se noi vogliamo che si riduca l'emergenza profughi, la chiave di volta non è affogarli nel Mediterraneo, la chiave di volta è stabilizzare quei paesi.